al Cordello per tutta la vita, ti preghiamo. Signore Gesù, stiamo per riceverti nella Santa Eucaristia. Fa che questo sacramento ci aiuti ad avvicinarci sempre più a te. Signore Gesù, ti stiamo per ricevere dentro il nostro cuore. Restala sempre a noi vicino. Caro Gesù, vogliamo dirti anche il nostro grazie per essere rimasto con il tuo corpo e il tuo sangue in mezzo a noi. E in questo giorno di grande gioia per noi ti vogliamo affidare tutte le persone vicine e lontane. Gesù sei la sorgente e la fonte di ogni virtù, ti riceve e diventa più buono. Caro Gesù, ti raccomandiamo tutti i bambini che come noi riceveranno quest'anno la prima Santa Comunione. Signore, ti preghiamo per i nostri genitori e i nostri nonni, perché la ricchezza dell'Eucaristia ci renda capaci di essere più obbedienti e più buoni nei loro confronti. Signore, ti vogliamo pregare per il nostro parroco, le catechiste, quanti ci sono stati vicini nel corso della nostra preparazione. Per i figli che sono meno fortunati di noi, aiuta il Signore a non perdere mai la speranza in te. Ma però non dimentichiamo mai la gioia di questo giorno, quindi voi ti doni a noi per la prima volta. Signora, a voi la paura ci chiude in noi stessi, dacci il coraggio di aprire le porte del nostro cuore alla tua vita. Questi poveri nomi che descendiamo all'altare che diventeranno il corpo e il sangue del Signore. Siano il segno dei nostri cuori e vogliono amarlo, accoglierlo, adorarlo. Offriamo il nostro impegno di seguire Gesù, via, verità e vita, per fare della Chiesa una comunità di fratelli, pronti ad annunciare a tutti l'amore del Padre e servirli nella carità. Nell'Eucaristia riceviamo il dono più grande, Gesù che si fa pane per noi. A questo dono ciascuno è chiamato a collaborare, offrendo al Signore tutta la vita, il futuro che ci attende e i desideri di tutti gli uomini della terra, in particolare di quelli che cercano amore, fraternità e pace. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.